succede che si progettano opere devastanti e poi si scopre che la terra non ha una seconda opportunità, che non c'è una valle di susa di ricambio, ma quello che si è devastato non si può più recuperare, che le energie sprecate non tornano più indietro e le risorse pubbliche buttate in opere inutili non possono essere recuperate, anzi continueranno a far pagare il prezzo di scelte sbagliate le generazioni future. Succede che oggi si pensa a produrre armi, a riarmarsi, per poi scoprire un domani che queste armi devono essere utilizzate e ci si trova in una guerra. E anche qui non c'è una vita di ricambio, non ci sono dei popoli di ricambio, anche qui chi la guerra la subisce ne muore. E non è chi l'ha decisa e non è chi questa guerra la vuole ogni giorno dal caldo delle proprie poltrone o dei propri uffici. Continuiamo ad avere una valle militarizzata, come accade a Chiomonte, ma anche a San Videro, dove ogni giorno decine di forze dell'ordine sollazzano, pagate laudamente per proteggere un fortino vuoto, fatto di recinzioni in ferro retrosaldato e filo spinato israeliano. Il tutto a protezione del nulla. L'unico lavorio che ad oggi è stato compiuto lì dentro è il disboscamento di ettari di quello che era l'unico polmone verde della media valle. Chi paga le tasse sono i lavoratori, ma questa guerra non è per i lavoratori, per nessun lavoratore, e tantomeno per quegli infami che costruiscono armi, perché c'è lavoro e lavoro, ma chi costruisce armi è complice di chi le usa ed è complice di chi uccide. È un assassino! Questo è quanto! Profitti al capitale di sempre attraverso